Siamo qui con Scavone, da poco finito Saluzzo Sestri Levante 1-1 con un tuo gol. Che partita hai visto e come reputi la vostra prestazione? Ma è stata una partita abbastanza equilibrata, loro sono riusciti ad andare in vantaggio su un'occasione un po' fortuita, noi poi siamo stati bravi a rimanere in partita, anche grazie al loro rigore sbagliato e alla fine l'episodio è andato a favore nostro con il gol appunto poi nel finale. Ecco, un altro rigore sbagliato, per fortuna poi sei arrivato tu. Un No, vabbè, un caso, caso? non c'è da fare proclami, i rigori si Rigore possono sbagliato, segnare e sbagliare. Stavolta è successo a De Peralta, però può capitare a chiunque, non è un problema in questo momento. L'importante era comunque fare punti. altro risultato utile consecutivo, la salvezza può arrivare. Sicuramente sì, ci crediamo e sappiamo di poter e dover fare punti in ogni campo. Poi ogni domenica sei, quindi puoi veramente vincere e perdere con tutte se non entri in campo con la testa giusta. Ecco, nonostante le diverse assenze, riuscite comunque ad arrivare a punti da diverse gare. Come giudichi la cosa? Ma sì, la nostra squadra è appunto composta da 20 giocatori, anzi 23 se non di più, che possono dare il loro contributo e ogni volta che ognuno viene chiamato in causa cerca sempre di dare il massimo e fare quello che ci chiede il mister poi, in base a come prepariamo anche le partite in settimana. E i nuovi acquisti si sono inseriti bene? Sì, assolutamente. Ci sono stati due o tre nuovi arrivi, e si sono integrati molto bene. Gonella ha fatto gol la scorsa settimana a Varese, Pane Pinto adesso è arrivato da poco e altri giocatori comunque si. Il gruppo è unito e chiunque arriva sa che comunque è chiamato per dare una mano. Ecco, come vedi le prossime gare? Dobbiamo fare punti, c'è cioè poco da dire, sappiamo che possiamo farlo e prepariamo in settimana al meglio le partite da giocare.